Ora dunque, grazie all'intuizione di Maxwell, sappiamo che il campo induzione magnetica B ha due sorgenti, una è la corrente elettrica di conduzione, quella normale, diciamo, e l'altra è la rapidità di variazione del flusso elettrico, che in pratica è la corrente di spostamento. E così abbiamo reso simmetrica la situazione del campo magnetico, simile a quella del campo elettrico, che pure aveva due sorgenti, la carica elettrica, ma anche le variazioni del flusso magnetico. Tornando al campo induzione magnetica, mettiamo insieme queste due sorgenti, la corrente di conduzione e la corrente di spostamento, che entrambe generano un campo B dalle linee chiuse, dalle linee circolari. Questa è la corrente normale di conduzione, che produce la circuitazione di B secondo il teorema della circuitazione di Ampère. E questa invece è l'altra sorgente legata alle rapidità di variazione del flusso elettrico, che anche lei genera la circuitazione del campo B. Mettendo insieme le due sorgenti otteniamo quella che si chiama la quarta equazione di Maxwell, o legge di Ampère generalizzata da Maxwell. Infatti la legge di Ampère, o teorema della circuitazione di Ampère, finiva con questo termine qua, finiva qui, perché considerava soltanto la corrente di conduzione ordinaria come sorgente del campo B. Maxwell aggiunge questo termine con la corrente di spostamento e questa formula diventa la legge di Ampère-Maxwell, raccogliendo a fattor comune μ0, la circuitazione di B diventa μ0 e dentro questa parentesi c'è la somma delle due correnti. Questa è la corrente di conduzione, diciamo, normale, e questa è la corrente di spostamento, che si vede in pratica essere la rapidità di variazione del flusso elettrico.